Buonanotte. Buonanotte a te che sei nel letto o che stai ascoltando questo messaggio in macchina. Volevo ringraziare Lucia e Franco per i bei messaggi di incoraggiamento. È bello essere nelle vostre vite ed è bello avervi nella mia. Buonanotte. Buonanotte e volersi bene. Fare le cose per se stessi. Ma ti ricordi quando facevi le cose solo per non fare dispiacere ai tuoi genitori? Andare a scuola, prendere bei voti, non fare monellerie, o semplicemente essere un bravo ragazzo o una brava ragazza. Siamo cresciuti? E se sì, di quanto? E se tornassimo ragazzi, per un paio di mesi, e fare le cose per fare felici i nostri genitori. Ieri ho visto una delle serie televisive che seguo. Anzi, la televisione non c'è più. Si chiama Netflix. È una ragazza, una segretaria, a cui era affidato un compito impossibile per mettere alla prova la sua caparbietà. Lei riuscì a portarlo al termine e il suo supervisore fu sorpreso positivamente e lei rispose: "Mio padre è un operaio, mia madre lavora in una ditta di pulizie. Hanno fatto dei sacrifici per farmi studiare. Beh, lei mi ha chiesto la prima piantina della Casa Bianca e l'ho trovata. Se mi avesse chiesto la piantina di Atlantide, sarei stato in grado di procurargliela. Perché? Perché i miei genitori hanno speso tutta una vita per farmi studiare e io non voglio deluderli. E se riuscissimo a fare la stessa cosa nella nostra vita personale? Ci hai mai pensato se da piccolo avessi fatto sempre di testa tua?" Beh, io tante volte l'ho fatto, attenzione. E una volta mi è andata anche bene, ma credo sia una di quelle eccezioni che conferma la regola. Quindi, se sei un adolescente o se sei un giovanissimo, lo so che i genitori rompono, ma ogni tanto vanno ascoltati. E se non ti va proprio di ascoltare i tuoi genitori, ascolta un adulto con la testa sulle spalle. Ovviamente non me, un adulto di quelli veri, di quelli seri. Quindi stasera cerca di pensare, di programmare, di agire come se dovessi fare felice loro, perché alla fine, sbadati, disorganizzati, impegnatissimi, mai all'altezza, sempre in ritardo, che parlano troppo, i genitori, alla fine, tutto quello che fanno non lo fanno perché ci vogliono bene. Io lavoro coi bambini e lo so quanto è difficile stare dietro un ragazzino. Oppure, come nella mia famiglia, mia madre ne aveva quattro e cresceva una trentina di figli degli altri. Non è facile, non è mai facile. E io non sono un genitore, forse tu lo sei e magari mi potrai scrivere quanto è difficile essere genitore adesso, nel 2019. Beh, io stasera ti voglio dare un consiglio o un'opinione, perché i consigli non sono bravo a darli, ma modifica il tuo modus operandi. Fai come se dovessi fare felice i tuoi genitori, a partire dalle persone che frequenti, perché certe volte, da grandi, quando nessuno ci controlla più, frequentiamo persone che non dovremmo frequentare. Scriviamo a gente che forse è meglio non scrivere neanche. Intratteniamo rapporti con persone che forse è meglio perderle che trovarle. Eppure qui, in questa lontana Inghilterra, in questa notte molto, molto piovosa e fredda, sono contento delle scelte che ho fatto.
Devo dire molte, soprattutto nella mia vita professionale, per non dar la vinta a tutte le persone che dicevano ai miei genitori che era meglio che lasciavo perdere. Beh, in questi giorni ho dovuto fare per lavoro un resoconto della mia vita professionale. Avrei potuto fare di più, ovviamente, ma non mi lamento. Qualcosina sono riuscito a portarla a casa. Buonanotte, quindi. Una buonanotte. Una buonanotte che ti riempia la testa di idee e di cose da fare, di persone da vedere, quelle giuste. Non rimandare, ti prego, non rimandare ancora. È come spazzare e mettere la polvere sotto il tappeto. Quindi prendi il quaderno che ti ho suggerito di mettere vicino al letto e scrivi. Scrivi perché stanotte sei stanco o sei stanca. Domani ti alzerai di corsa, ma arriverà un momento in cui troverai questo quaderno, ce l'avrai fra le mani perché stai mettendo in ordine, o semplicemente perché è arrivato il momento di leggere quello che hai scritto. E allora riuscirai a ricordarti e a fare le cose che ti eri proposto di fare. È questa la vera buonanotte, cioè fare qualcosa di buono, anche di notte. Perché di giorno, come dice Jovanotti, il giorno cambia leggi e cambia governi. Passano le estati, passano gli inverni. E noi che di notte non riusciamo a dormire, dovremmo utilizzare questo tempo per fare qualcosa di buono. Adesso ti do la nostra buonanotte. E se conosci qualcun altro, un amico, un'amica, un parente, fagli un favore, fagli un regalo. Condividigli questo messaggio, o quello delle notti precedenti. Ho scoperto che qualcuno lo fa di nascosto, ma lo puoi fare tranquillamente, non ti rimprovero, anzi, mi fa piacere. E quella sarà una buonanotte per un'altra persona speciale. Grazie ancora di avermi ascoltato fino a questo punto. E adesso ti do la buonanotte, come sei abituato a ascoltarla e a sentirla da un paio di giorni a questa parte. Buonanotte. Buonanotte incosciente.